Se come me ami le ricette tradizionali, eccone una. Mettere Mettere in padella il guanciale senza olio. A fuoco lento deve sciogliere la parte grassa. Quando è croccante, toglierne circa la metà e lasciarlo da parte perché servirà nella fase finale di questa ricetta. Aggiungere la polpa di pomodoro insieme al guanciale rimasto in padella. Se volete, potete usare anche pomodori San Marzano tagliati in quattro pezzi. Regolare di sale e aggiungere il peperoncino. Io l'ho messo in polvere. Scolare i rigatoni abbastanza al dente e aggiungerli in padella con il sugo. Per finire la cottura potete aggiungere un po' di acqua della cottura della pasta, spadellare per insaporire. Finire la preparazione della pasta aggiungendo abbondante pecorino romano grattugiato e una parte del guanciale messo da parte in precedenza. Il resto servirà per finire il piatto. La pasta è pronta, finirla con il guanciale rimasto e il pecorino.